Benissimo, allora sono stati estratti i famosi biglietti della Lotteria Italia, la Campania è stata baciata moltissimo dalla fortuna, dopo Sala Consilina, provincia di Salerno, Pompei, Napoli. Napoli che detiene il record, 2 milioni e mezzo di euro regalati al fortunato, purtroppo anonimo. Noi fra poco andremo a sentire dalla viva voce dell'edicolante Ciro, ormai famoso perché abbiamo chiesto nel quartiere, si chiama Ciro, seguite il servizio. Ed eccoci qua, la fortuna ha baciato finalmente anche Napoli e la Campania, sono oltre 5 milioni piovuti sui pochi fortunati, 2 milioni e mezzo qui a Napoli, siamo con Ciro che fra poco sentiremo le sue, anche l'emozione che ti ha provocato questa cosa, ma Sala Consilina, Pompei si accodano alla città. Ciro, chi l'ha comprato secondo te? Ma diciamo qui c'è molta clientela sia di turisti sia di persone del posto. La vendita è stata fatta più a turisti che a persone, al popolo di qui. Perché il turista comunque come gira nelle città così acquista anche i biglietti della lotteria come facciamo tutto il resto anche noi. Turisti stranieri o italiani? Turisti sempre italiani, perché il turista straniero è difficile che comunque lo acquista perché poi non sa nemmeno come vederlo e dove vedere se ci sei o no vincite. Quindi Napoli è una città generosa che non prende ma dà anche tanto, perché 2 milioni e mezzo cambiano la vita. Tu hai avuto notizie, se hai avuto contatti? No, al momento non ancora nessun contatto, però comunque siamo contenti di questa vincita e del vincitore e speriamo che comunque la persona che le ha vinti abbia bisogno e che ne faccia buon uso. Speranzosamente, però una telefonata ti deve arrivare prima o poi. Eh sì, speriamo che comunque oltre alla telefonata che arrivi anche qualche busta in anonimo. Va benissimo, simpaticissimo Ciro, in bocca al lupo. Verremo a comprare anche noi i prossimi biglietti della lotteria qui da te. Ciao, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Buona giornata anche a voi da Sinapsi News, Napoli News Magazine, Sergio Angrisano.